Ciao a tutti, oggi faremo insieme un progetto molto semplice ma anche molto molto versatile. Faremo dei piccoli folletti con il feltro. Per il nostro progetto di oggi, oltre al feltro nei colori che desiderate voi, ci occorrerà un pochino di ovatta fioccata, per ogni folletto 4 perline, 4 scovolini per pipa, una pallina di legno di queste bucate da 3 cm di diametro, un foglio di carta per fare una dima, righello, matita, un paio di tenaglie per tagliare lo scovolino che dentro ha un'anima di metallo, acrilico bianco, pennello, pennarelli nero, rosso, rosa, verde, azzurro, insomma in vari colori, un paio di forbici. Ci occorrerà inoltre del nastrino dorato, della colla stick glitterata, la nostra colla a caldo ed inoltre ci occorrerà un pochino di colla vinilica diluita con acqua e un pennello per la colla. Direi che vi ho detto tutto. Come sempre, sotto al video vi metto il link per acquistare il materiale necessario alla realizzazione dei nostri folletti. E adesso andiamo subito a lavorare. Innanzitutto dobbiamo preparare la dima e ci occorre un rettangolo di carta da centimetri 9 per 18. Pieghiamo a metà. Quindi segniamo la metà da una parte, eccola qua, e la metà anche nell'altro senso. Eccolo qua, ci segniamo i punti. Ora, con il righello, segniamo mezzo centimetro da ognuno dei nostri angoli, su ognuno dei nostri angoli. Quindi, mezzo centimetro su ogni angolo ed 1,5 cm qui a metà. Quindi qui. Io ora non so se voi riuscite a vedere la piega, ma vi sarà poi utilissimo. Quindi 1,5 ed 1,5. Ora è semplicissimo, tracciamo una linea dal centro, quindi da questo punto, fino all'angolo. E dall'altra parte e su tutti i lati, quindi dal puntino all'angolo, così. Via via. Su un lato no, quindi sul lato dove c'è la piega no, ma vi sarà tra poco tutto chiarissimo. Li ritagliamo lungo le linee che abbiamo tracciato. Ed eccoci, abbiamo tagliato questo triangolo su tre lati e lasciato intero nella parte centrale del nostro rettangolo. Ora dobbiamo eliminare gli angolini che avevamo segnato in precedenza a mezzo centimetro. Tagliamo anche per 1,5 cm circa qui. Questo sarà lo scollo del nostro abito. Ora, ecco fatto. Per il cappello ci serve un quadrato di carta da 8,5 per 8 centimetri, 8,5. Pieghiamo a metà.
in questo modo, per diagonale, e quindi dovremo tracciare e poi tagliare una linea qui in modo da che sia arrotondata. Ritagliamo. Blocchiamo la nostra pallina su uno scovolino piegato a metà, in questo modo. E quindi la spennelliamo con acqua e colla vinilica. Questa operazione farà in modo che il legno non sia poi troppo assorbente quando dipingeremo i visini. Una volta che la pallina sarà asciutta, possiamo disegnare il visino. Faremo gli occhi, un nasino. Quindi prendiamo il pennarello rosa e facciamo le guance. Qua disegniamo una piccola boccuccia, realizziamo anche delle piccole lentiggini bianche. Questo darà una bella luce al nostro follettino. Coloriamo quindi l'iride, in questo caso faremo dei begli occhioni azzurri. E quindi facciamo le pupille. Possiamo fare le ciglia. Ed infine, per dare una luce maggiore allo sguardo, potremmo fare appena appena una piccola luce qui nella pupilla. Ed ecco fatto, il nostro visino è pronto. Lasciamo asciugare. Portiamo la dima dell'abito e del cappellino su un pezzo di feltro. Tagliamo. Prendiamo quindi 4 scovolini, mettiamo un pochino di colla qui sulla punta. E lo inseriamo qui in modo da bloccare la nostra testolina. Infiliamo quindi i nostri scovolini con la testa nel buchino dell'abito, così. Ed ora 2 scovolini andranno a rappresentare le braccia, quindi li allarghiamo, e 2 le gambe. Ora chiudiamo così e dovremo cucire tutto intorno ad esclusione
di una piccola fessura dalla quale faremo entrare l'ovatta fioccata. Cuociamo in questo modo qui. Se riesco a prendere l'ago, eccoci. In questo modo, lo vedete, cucendo otteniamo anche una sorta di decorazione tutto intorno. Facciamo combaciare per bene i lati. Come vi dicevo, prima di chiudere completamente, lasciamo una fessura ed andiamo ad imbottire con l'ovatta fioccata. Il cappello invece lo incolliamo, quindi prepariamo il cono. Mettiamo appena appena un pochino di colla a caldo. Fatto. Quindi mettiamo un pochino di colla a caldo qui nel cappello e lo facciamo indossare al nostro follettino. Possiamo quindi sistemare braccia e gambe. Li dobbiamo tagliare a un mezzo centimetro, poco di più, circa dall'inizio dell'abito, della tutina. Mettiamo quindi un pochino di colla qui e fissiamo le perline al posto dei piedi. Sistemiamo quindi anche le manine. Prendiamo quindi un pezzettino della nostra passamaneria, in questo caso la mia, vedete, è dorata, e passiamo in questo modo con ago e filo, quindi dentro e fuori, in modo da poi poter ottenere un'arricciatura. Fatto questo, lo faremo indossare al nostro follettino, quindi così, e qui dietro basterà legare. Blocchiamo quindi con un pochino di colla.
il collettino è pronto. Quindi prendiamo la colla glitter e con essa realizziamo i bottoni. Faremo 3 bottoncini, quindi un minuto, è quasi finita. Uno, due e tre. Attendiamo che la colla sia asciutta. Ecco qua, il nostro folletto è pronto. Lo potremo usare così come chiudipacco o come decorazione per l'albero di Natale, semplicemente aggiungendo una piccola asola qua su in cima, oppure potremo anche aggiungere un campanellino in cima al cappello. E io ora voglio farvi vedere con questi come realizzare un bel girotondo. Dunque, mettiamo la perlina su una mano sì ed una no. In questo modo, vedete, le potremo tranquillamente inserire le due manine dentro la perlina. Fatto, quindi potremo chiudere ed ecco qua. Quindi semplicemente mettendo al centro un contenitore di vetro con una candela possiamo realizzare un gradevolissimo centro tavola, un bel girotondo di folletti. Ed eccoci qua, anche il nostro progetto di oggi è terminato. Sono carini, vero? Bene, che aggiungere? Come sempre grazie di cuore a tutti e come sempre mi raccomando, iscrivetevi al canale e condividete. Ciao!